Sono le 5 di mattina e mi trovo ad Abu Simbel, il tempio più importante dei nubiani. Proprio qui ad Abu Simbel, ogni anno, il 22 febbraio e il 22 ottobre, si svolge un evento eccezionale, un miracolo del sole. Di cosa si tratta? Lascio a voi la possibilità di scoprirlo con i vostri occhi. Facendoci largo tra migliaia di persone, in attesa anche da 2 giorni, entriamo nel cuore del tempio di Abu Simbel, dedicato al faraone Ramses II e risalente al XIII secolo avanti Cristo. L'atmosfera è quella delle grandi occasioni e noi ci avviciniamo al punto dove avverrà il miracolo del sole, che in realtà è un fenomeno astronomico frutto di precisi calcoli ad opera degli antichi egizi. Alle prime luci dell'alba ecco che scende il buio all'interno del tempio e un po' alla volta il sole comincia a fare la sua comparsa, investendo con i suoi raggi 3 delle 4 statue presenti che raffigurano le divinità più importanti dell'antico Egitto. Ptah, il dio dell'arte e dell'artigianato, Amon-Ra, dio del sole e padre degli dei, Ramses II, deificato, e Ra, il falco con il disco solare. Dopo aver colpito il volto del faraone, un po' alla volta i raggi illuminano anche Amon-Ra e Ra. L'unico a rimanere in ombra è Ptah, considerato dio delle tenebre. Trascorsa una mezz'ora, la luce invade ormai il tempio, le facce tornano ad essere inghiottite dall'oscurità, mentre la gente continua a scattare foto all'impazzata. Il miracolo consiste nel fatto che di solito il sole penetra solo parzialmente all'interno del tempio e non arriva ad illuminare le statue, se non nelle 2 date del 22 febbraio e 22 ottobre. Il tempio di Abu Simbel, con i suoi 33 metri d'altezza e 38 di larghezza, venne scoperto dall'archeologo svizzero Burckhardt nel 1813, ma il primo ad entrarvi fu l'archeologo italiano Belzoni nel 1817. La sua vera particolarità sta nel fatto che il luogo in cui si trova oggi non è lo stesso in cui venne costruito originariamente. Nel 1964, infatti, venne avviata una colossale operazione archeologica con la quale il tempio venne smontato blocco per blocco e spostato sulla riva del lago Nasser, dove si trova oggi, per evitare che venisse sommerso dalle acque del Nilo in seguito alla realizzazione della diga di Assuan. Un'operazione colossale realizzata anche grazie al supporto di tanti paesi europei, con l'Italia in prima linea.